Sono tutti accomunati da una passione, quella per la bicicletta. Sono semplici cittadini, donne, anziani e bambini che partecipano ai raduni di ciclopasseggiando a Giugliano, dei veri e propri appuntamenti per utilizzare le bici e conoscere e scoprire dei posti della città spesso dimenticati. Ma l'intento è anche quello di smuovere le coscienze, far sentire la propria voce per la riqualificazione della città. È così che da tempo si organizzano le escursioni. Basta un like sulla pagina Facebook e il gioco è fatto. Nonostante l'assenza di piste ciclabili, loro non si scoraggiano e domenica mattina hanno messo in atto l'ennesimo tour per le strade della città. Partendo da Piazza Gramsci e attraversando il centro storico, si sono diretti in Via Pigna, dove c'è lo stadio Alberto De Cristoforo o quello che ne resta, facendo sentire la propria voce per chiedere che la struttura sportiva venga riqualificata e ridata alla città. Noi abbiamo il diritto ad avere lo stadio di Giugliano, che è un bene comune della città di Giugliano e quindi deve essere ristrutturato, restaurato e messo praticamente al beneficio praticamente di tutti, sia del calcio sia dell'atletica, perché abbiamo una bellissima pista di atletica, sia soprattutto a disposizione dei ragazzi delle nostre scuole pubbliche, praticamente, che possono fare le loro attività ludico-sportive come i giochi della gioventù che esistevano una volta, si facevano una volta a Giugliano e purtroppo sono scomparsi. Quindi lo stadio praticamente deve essere un bene di tutta la città e noi chiediamo in realtà, abbiamo iniziato già questa battaglia quando c'era praticamente il sindaco Pianese, per poi proseguire praticamente con il commissario Valiante e con la triade commissariale, e adesso continueremo anche con la nuova amministrazione a chiedere che venga restaurato, ristrutturato e messo a disposizione della città il nostro stadio De Cristoforo di Giugliano. Con la manifestazione di stamattina intendiamo dare un sollecito, diciamo così, all'amministrazione comunale affinché ripristini lo stadio De Cristoforo. Poi chiaramente sarà compito di imprenditori locali fare in modo che il calcio rinasca a Giugliano, in modo tale che anche i ragazzi possano seguire la squadra e quindi vi sia una funzione sociale del calcio che appunto faccia in modo che i ragazzi vengano distolti da eventuali altre iniziative e possano invece seguire uno sport sano. Vi ricordo che poi a Giugliano, tranne qualche spiacevole episodio come l'ultimo di Vulla, cioè non c'è mai stato nulla, cioè i tifosi di Giugliano sono stati sempre tra i più rinomati in Campania per la loro correttezza. Bisogna andare in bicicletta perché fa bene alla salute, fa bene a tutto, praticamente andiamo a fare questa ciclopasseggiata come gli altri, anche di non prendere le auto, di spostarsi più o meno le vicinanze, con la bici soltanto oltre fare chilometri di strada per andare a lavorare, però comunque il centro di Giugliano, le periferie, è preferibile prendere la bicicletta. Poi tante bici, tanti amici, niente, è bello, coinvolgiamo un pochino tutti.